Zaranov TV. Secular Web Television. D'Ortigia, e in questa occasione particolare, che è un festeggiamento e un brindisi per così riappropriarsi di questo bel posto che è Fortevigliena, abbiamo incontrato non solo i siracusani ma dei viaggiatori che godono di queste bellezze. Sentiamoli. Allora, Ramzi Arrabi, siracusano ormai da adozione, nonostante da tanti anni ormai affezionato abitante di Ortigia, oggi per un'occasione particolare, per questo aperitivo che è una bella occasione, lo possiamo dire? Sì, una bella occasione, perché quando sono arrivato io a Siracusa non c'era più la movida in questa zona, ma a me mi sono sempre chiesto perché qui non fanno nulla. Ho voluto sapere dai miei amici siracusani che qui c'era la movida siracusana in questo posto, e grazie a Maria Cavar e Siracusani per Ortigia ho saputo di questa bella iniziativa. Sono venuto qui a condividere anche questo momento con la gente per bene. Una gente che si è data da fare proprio per cercare di riportare all'antico splendore questo bel posto che è Fortevigliena, sul lungomare di Ortigia. E insieme a Ramzi, che abbiamo detto siracusano d'adozione perché in origine tunisino, abbiamo anche una rappresentanza di ragazzi che sono qui per partecipare a questa festa e che vengono dagli Stati Uniti. Where do you come from? I come from Virginia, United States of America. What's your name? Curtis Mills. Ecco. E adesso io mi fermo qui perché il mio inglese è molto limitato, però ci facciamo supportare da Ramzi. Una sua impressione su questa città. What do you think about this city? The city is beautiful. You guys are very lucky. It's the view, you can't beat this very much in the world. Ha detto che ragazzi siete molto fortunati ad essere di questa città. Questa panorama non la troverete ovunque. Allora, stessa cosa, intanto un saluto. Can you say salute to the Syracusan society? Say anything. People of Syracuse, thank you very much, I'm glad to be here. Stessa cosa, molto veloce con loro. What's your name? Terry. Where you come from? Princeton, New Jersey. Stessa cosa, what is your impression of Syracuse? What do you think about it? One of the most beautiful places I've been, beautiful people, beautiful scenery, very friendly. Una delle città più belle che ho visitato. Adesso a questo punto cambiamo, vedi, ti sfido una cosa. Mm-hmm. Vediamo se loro riescono a trovare una parola che hanno imparato di siracusano, ma proprio di siracusano. Can you guys tell her a Syracusan word, any Sicilian word? Do you know any? Sicilian word, yeah. Or any Italian you word? How the guy shouts at the market. Fragoli! Fantastico. È tempo di fragole, lui è il mercato, ha imparato fragole. Allora, abbiamo anche un abitante proveniente dall'Asia, da lontanissimo. Originally? China. Harbin, China. Sono del Harbin in China. Say something about Siracusa. How do you think about it? It's so beautiful. There's so much nature, there's like sea and
The cathedrals are all beautiful and I've just been enjoying every second of it. Qual è la cosa che l'ha colpito di più? What is the most exciting thing you have seen in Saragossa? Probably the festival, first time for Saint Lucy. La prima cosa che hanno visto era Santa Lucia delle Quaglie, la festa di Santa Lucia delle Quaglie, quella è una cosa che l'ha colpito. Una cosa diversa che non è abituato a vedere. It's something different that you're not used to see. I've never seen that before. Mai visto una cosa simile. Chiudiamo anche per lui, una parola che ha imparato o che ha sentito dire che l'ha colpito. A word that you learned here while you are here in Italy or in Sicily. Grazie. Mi chiamo Yushan. Buonasera. Ciao. Direi essenziale. Alessia Barone di Uato, un brindisi perché? Un brindisi perché è importante festeggiare questa iniziativa di cittadinanza, diciamo, dal basso, perché col comitato Siracusani per Ortigia si è fortemente voluto la riqualificazione di questo posto e settimanalmente ogni venerdì si occuperà della manutenzione, quindi così come state vedendo si annaffieranno le aiuole, si pulirà il posto da eventuali sporcizie, escrementi, anche se ci sono le pattumiere, quindi invitiamo anzi in questa circostanza i cittadini a tenere pulito questo posto, visto che c'è gente che se ne occupa e che si batte per farlo, quindi così come i cittadini che del comitato Siracusani per Ortigia, che sia un'iniziativa che vada sposata da tutti, diciamo. Insomma, finalmente qualcuno si prende cura di un luogo della nostra città, ma è anche quello che sta alla base della filosofia di Uato, mi pare di capire. Sì, esatto, noi abbiamo sposato questo progetto perché comunque come associazione siamo proprio sensibili a queste iniziative di cittadinanza dal basso, così come a queste iniziative di riqualificazione. Crediamo fortemente in nella forza che l'unione, come in questo caso tra un'associazione come la nostra e un comitato per appunto festeggiare questa iniziativa, sono degli esempi, dei buoni esempi, e speriamo vengano sempre di più presi e considerati anche, diciamo, dall'alto. E naturalmente anche fuori da Ortigia. Sì, certo, noi in questo caso sì, Ortigia in particolare, però ce ne sarebbero di zone in tutta la città che andrebbero fortemente valorizzate e riqualificate. Per adesso si sta partendo da Ortigia perché ovviamente è luogo turistico, perla comunque della città, però che qualcosa si muova anche oltre Ortigia. Assessore Sullo, le occasioni come questa sono la dimostrazione che l'unione tra l'ente, quindi la cooperazione tra gli enti e le associazioni, funziona davvero e questo centro storico ne ha bisogno. Sì, diciamo che il centro storico ha bisogno di tutto, specialmente della circoscrizione con cui, da quando sono io assessore, collaboriamo per cercare di poter migliorare il nostro ambiente e la nostra città. Si aspettava di trovare questa collaborazione sul territorio? Sì, perché sono un uomo, come ho sempre detto, sono un uomo di cantiere, sono un uomo di strada, non sono un uomo di ufficio, ma sono un uomo di trincea. Che cosa si sente di chiedere ancora ai cittadini? Ai cittadini chiedo soltanto di questo gioiello di Ortigia che tutti ci tengono, però poi all'atto pratico diciamo che c'è una diffidenza di non credere a determinate idee che ognuno di noi può portare per cercare di migliorare questo piccolo gioiello che ha bisogno di tanto, però tutti gli sforzi che si possono fare, poi all'ultimo non c'è la risposta di uno che vorrebbe avere oppure cercare di avere, ecco, dopo tanti sforzi che si cercano di fare per questo isolotto. Quindi una cooperazione ancora maggiore, mi pare di capire. No, io sono per l'unione fa la forza.
perché se si lavora per questa città. Come ho sempre detto, se noi vogliamo realizzare ad Ortigia una piccola Taormina, dobbiamo metterci tutti insieme, senza nessun tipo di segno politico di destra e di sinistra, perché dobbiamo fare qualche cosa per la nostra città dove noi viviamo. Maria Grazia Gavarra, non solo dal punto di vista politico, in questo caso artefice di questo, possiamo chiamarlo successo, anche dal mondo delle associazioni, dei movimenti, eccetera, quindi dal basso, come si suol dire, efficaci. Sì, è proprio da lì che bisogna ricominciare, ne sono sempre più convinta, proprio dal basso, quindi dalla gente comune che si unisce in associazioni, in comitati spontanei. Quindi da consigliere di circoscrizione, nonché da membro del comitato Siracusani per Ortigia, mi ritrovo oggi qua a festeggiare per questo angolo meraviglioso di Ortigia ritrovato, un angolo che era un tempo il luogo della movida siracusana e che per tanti anni però purtroppo è caduto nel degrado, proprio nell'abbandono, è recuperato, ritrovato proprio in questi ultimi mesi e curato proprio come se fosse un gioiello. Ogni venerdì ci ritroviamo qui ad annaffiare l'aiuola recuperata grazie all'intervento dell'assessore Sullo, senza il quale sicuramente non saremmo oggi qui a festeggiare. Quindi angolo ritrovato, angolo amato dagli ortigiani e non solo, ma anche dai siracusani che oggi sono ritrovati qui a brindare, a fare questo aperitivo insieme a noi. Un esempio da esportare? Ah beh, sicuramente, reputo che questo sia sicuramente l'inizio, ecco, il primo piccolo grande successo che potrebbe essere da esempio per altri in futuro. Di qua in qualche altro posto migliore di un angolo di Ortigia. Cin! Salute!